Controllo straordinario del territorio e protezione dell'ambiente nel Cilento. Negli ultimi giorni una vasta operazione dei carabinieri che ha consentito di identificare 540 persone. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, che ha istituito un reparto territoriale con l'obiettivo di svolgere un servizio straordinario di controllo dinamico sul territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere. L'operazione è stata condotta in più giorni e in diverse fasce orarie nei comuni cilentani, impiegando un dispositivo composto da 110 pattuglie e 220 militari. Grazie all'impegno dei carabinieri sono stati controllati 440 veicoli e identificate 540 persone. Inoltre sono state impartite 30 sanzioni per violazioni al codice della strada. I controlli dei carabinieri, guidati dal tenente colonnello Santepicchi, non si sono limitati al rispetto delle norme del codice della strada, ma si sono estesi anche al controllo e alla vigilanza del patrimonio naturale, faunistico e paesaggistico, nonché al contrasto del degrado ambientale, dello smaltimento illecito di rifiuti e dell'antibracconaggio. A questo scopo sono stati effettuati ulteriori controlli di specialità dai carabinieri del reparto forestale Parco di Vallo della Lucania. L'impegno dei carabinieri ha permesso di garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini della zona. La presenza costante delle forze dell'ordine ha infatti scoraggiato i potenziali malviventi e ha permesso di individuare eventuali situazioni di pericolo prima che potessero sfociare in atti criminosi.